La villa costituisce un tipico esempio di edilizia signorile dell'Ottocento e viene costruita nel 1870 dal dottor Angelo Cerboni Baiardi, nonno della moglie del dottor Rambelli. In muratura di laterizio intonacato, come voleva la modalità costruttiva del periodo, con una facciata arricchita da cornici, lesene e fasce marcapiano in cotto. Entriamo nella casa e i vetusti ambienti che tanta vita hanno visto in questi 150 anni ci appaiono vuoti e silenziosi, così lontani dal fervore e dalla vitalità che sicuramente hanno animato queste stanze, di cui ci pare quasi testimonianza la particolare pavimentazione di pregio che troviamo al primo piano, che era tanto cara al dottor Rambelli da disporne la conservazione nel testamento con il quale assegnò la proprietà al comune di San Benedetto del Tronto. La memoria genera le emozioni e la bellezza armonica di queste stanze sembra rievocare la vasta collezione di libri rari e i dipinti di valore che erano situati al primo piano, tra mobili di grande pregio e tendaggi incantevoli ed avvolgenti. Luogo di pregio botanico versava da anni in stato di abbandono, fino a che il comune lo ha concesso in gestione ad Anthropos, un'associazione che promuove l'interazione e l'integrazione con persone affette da sofferenze mentali e che, coadiuvato dal Comitato di Quartiere Sant'Antonio, ha lavorato per cercare di ripulirlo restituendo all'area le caratteristiche di giardino all'italiana. Luogo di piacere e di svago, con spazi organizzati e simmetrici che lo rendono un posto bello ed armonioso. È così riapparsa la bellezza dei vialetti d'accesso e delle aiuole attorno e sono riapparsi i lastricati originali, tante piastrelle di diversa fattura disposte a mosaico che impreziosiscono l'ambiente e rendono suggestiva la passeggiata. Tra agrumi, palme e preziose piante d'alto fusto. Infatti il parco presenta grande varietà di essenze arboree, alcune autoctone come oleandri, pini, ippocastani, allori, altre alloctone come numerose varietà di palme ed altre essenze tropicali. Uno spazio complesso e articolato. Uno spazio che, ripristinato in fedeltà e innovazione, potrebbe ricoprire un ruolo sociale importante, rendendosi disponibile al godimento di tutta la cittadinanza.